Si materializza nel quarto e ultimo minuto di recupero la beffa per il Chieti, che viene superato 1-2 dal Fano e ora dovrà giocarsi contro la quasi spacciata Agnonese il pass per i playoff. Sarà necessaria una vittoria. Il Fano ha onorato fino in fondo l'impegno, anche dopo aver appreso nel corso della ripresa del gol della Maceratese che spalancava le porte della Lega Pro all'imbattuta capolista. In panchina Zuccarini al posto dello squalificato Ronci, manca Perfetti, anche lui appiedato, ma il 3-4-3 è quello classico col trio Broso, Orlando, Esposito. Anche il Fano quasi al completo replica col suo consueto 4-3-1-2. L'inizio del Chieti è buono, Esposito sembra essere in giornata, al sesto slalomeggia da par suo, recrimina per un presunto mani in area, poi il tiro di Orlando è deviato in corner. Al 17esimo l'acciaccato Sivilla lascia anzitempo la contesa a Sartori. Esposito, dopo il buon inizio, ha una ricaduta nel problema alla spalla, lussata contro la Samb, stringe i denti ma scompare dalla gara. Al 24esimo Di Pietro la combina grossa, sbaglia il retropassaggio, Gucci ne approfitta e brucia l'uscita disperata di Placidi per il vantaggio marchigiano. Il Chieti accusa il colpo, tanti sono gli errori in fase di appoggio e disimpegno. Al 47esimo Sbardella rischia l'autogol sul cross di Favo. Sugli sviluppi del corner Sartori raccoglie la corta respinta di Placidi ma gira alto. Dopo l'intervallo c'è sgambato al posto di Esposito con cambio di modulo e passaggio al 4-4-2, ma la scossa principale la danno i tifosi neroverdi che, come annunciato, tornano ad occupare la Volpi su cui campeggia la scritta Chieti siamo noi. La carica del pubblico trascina il Chieti che impatta al sesto, azione insistita, traversone di Del Grosso per l'incornata precisa di Antonio Broso, 1-1. Un minuto dopo Sartori va caparbiamente al tiro, Placidi si allunga e blocca. Il Chieti spinge ma di rado spaventa Ginestra. A metà frazione entra l'Axir per Maschio che risente di un guaio muscolare. Il neoentrato prova subito il sinistro, alto. Dopo pochi minuti dal solito errore in uscita nasce una punizione per il Fano, la calcia Borrelli, palo pieno. Ancora l'Axir al 31esimo, c'è la potenza e non la precisione. Con la Maceratese che vola in Lega Pro il Chieti perde anche Placidi, sostituito dall'amico, ma cerca il colpo da tre punti. Debole incornata di Broso al 47esimo, ma al quarto minuto di recupero ecco la beffa, punizione di Borrelli, difesa ferma e torta, insacca facilmente da pochi passi. Prinari non ci sta e alla ripresa del gioco si becca l'ennesimo rosso stagionale che gli farà saltare la gara decisiva di Agnone, nella quale il Chieti quasi certamente sarà privo anche di Placidi, Maschio ed Esposito, difficilmente recuperabili. Per il Fano ora testa totalmente ai playoff. Dispiace perché abbiamo fatto una buona prestazione, il risultato, il pareggio, la sconfitta non cambia assolutamente nulla per quanto riguarda il nostro futuro. Il nostro futuro significa andare ad Agnone e prendere i tre punti e siamo padroni del nostro destino. Se non vinciamo ad Agnone sarà giusto non fare i playoff. Troppi errori in disimpegno in alcuni passaggi, specie nelle retrovie. L'errore è purtroppo che queste squadre che stanno lì davanti, nonostante siano lì, abbiamo visto che non è che hanno espresso un gioco così esaltante, insomma, hanno giocato quasi sempre sulle seconde palle, su questa palla lunga, su una di queste ci hanno fatto gol su una nostra disattenzione. E poi vabbè, hanno preso una traversa su una punizione, e vabbè, ripeto, non serviva a nulla a quel punto, il punto o la sconfitta o il pareggio era la medesima cosa.